Buongiorno dal Giappone! Buongiorno. Che ci fai vedere stamattina? Con chi facciamo colazione stamattina? Dolce di Lawson di gattosciocco. Stranamente Lawson confezionato, però miglior combini della storia per i dolci. Dai, andiamo! Allora, questi li ho comprati io ieri sera. C'era scritto proprio tipo da stasera vanno in vendita e quindi comprateli. Come se fosse una cosa proprio quasi in edizione limitata, eh? Ma te lo sai perché? Perché questa roba è così popolare? Cioè, la stavano pubblicizzando come se fosse proprio una roba. Compratelo ora perché rimettiamo in vendita il countdown. Cioè, avevano creato hype anche per vendere il gatto al cioccolato. Sai perché? No, niente. Te mangi questa cosa, giusto? E che gusti ci abbiamo? Questo qua che gusto è? Abbiamo, che è questo qui? Il cico, quindi con la, vabbè, gusto fragola. Che cosa vuol dire honnori? Onorevoli, un po' di. Ah, un po' di fragola. Poi abbiamo questo qua che è quello alla cioccolata normale. Da quale vuoi cominciare? Invece mi va che questa è la frazione di Miwa, sta mangiando questo che è? Pane di ampamandina, stick pan. Al gusto di pane dolce, cioè praticamente è un panino al latte, diciamo, dolce. Questo è quello di Ampanman. Ampanman ce l'abbiamo un Ampanman pronta consegna da far La vedere. bestia di questo. Ecco, vedete, abbiamo recuperato qualcosa di Ampanman al volo. Questo è Ampanman, che è questo personaggio che è popolarissimo tra i bambini e che tra l'altro adesso c'è anche, mi sa proprio in questi minuti qua c'è la serie in televisione. Mangiamo. Vai. Quali assaggi? Da qui, Vai. questo. Sì. Ma hai portato piatto per Ok, te, ma vai, dopo me lo. Tanto adesso riprendo e poi dopo tu riprendi me. Anche un morso più grande che puoi dare, eh. Cioè, è più buono nel mezzo. Buono? Guardate qua. Veramente bello, eh. Vai, passiamo all'altro. Qual è più buono? Questo? Ma Questa fragola? tutti e due però anche questo Questo qua? ma due cosi Sono andato a prendere il latte perché Muraria si è con questa roba. Ecco, che latte è finito però questo dice che Shittori è bagnato Bagnato, sì, capito. Però allora, quale. No, voglio partire dalla fragola. Ma buona sto roba comunque. È svuotato. Vedete l'interno? Sì, ci entra la faccia. Vedete l'interno? È a fuoco? Questo è non si vede male, ma c'è un po' di. C'è praticamente c'è un liquido alla fragola dentro. Poi andiamo. Goccio di latte. Questo per chi non l'aveva capito, che la indosso spesso. Questo è scritto Eva. È una felpa di Evangelion questa. Che tengo in casa. Andiamo a mangiare questa alla cioccolata invece, che non ha invece questa salsa di questo liquido che c'ha invece l'altra. Oh, vabbè, siamo su un altro livello qui, eh. Questo è molto buono, no? Money. Secondo me quella cioccolata è più buona. Sono un sacco di dolci di pasticceria, cioè praticamente. La pasticceria in Giappone è di estrazione francese, cioè tutto quello che viene fatto, sia la roba industriale come questa, sia la pasticceria fatta, è tutta, cioè, fatta dai grandi pasticceri. Pasticceri è quasi tutta di ispirazione francese. Non c'è molto di italiano, questo è un campo effettivamente della pasticceria che è dominato dalla Francia. E questo me l'ha detto tra l'altro il mio amico Salvatore Aranzulla, che tutti voi conoscete, che quando viene a Tokyo fa sempre il giro di pasticcerie, perché lui è in realtà molto appassionato di pasticceria, ha fatto anche una scuola importante per diventare pasticcere. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao! Ciao ciao! No, devi salutare davanti, non è che devi salutare me. Ciao ciao, inquadra questo qui e andiamo. Beh. Dai, che impari anche a fare le macro adesso, dai. Va bene. Ciao, ciao. Ciao ciao!